Dai ragazzi, forza, tranquillità. Ma dobbiamo detto quello dall'inizio, Non ce lo porta via nessuno questo sud, dai. Traversone, la palla in area, l'infilare per Pinti che cerca il tiro, poi attenzione ancora, conclusione, rete, il Padova con il torno in vantaggio, il Padova con il torno in vantaggio, ha segnato Pulsetti, siamo con il Padova che è ritornato in vantaggio, incredibile. Io ho un detto, il calcio crea mostri, perché quando vinci crea un mostro particolare dove tutti pensano di essere i più bravi, ed è una bestia che non si cavalca, quando tu pensi di averla domata, lei ti butta giù. Io non ho pensato mai di aver domato il calcio, io sempre lo cavalco e sempre cerco di domarlo, ma nel senso di stare con lei a cavallo, ma non penso di aver inventato la formula giusta. Però è anche vero che non mi sono mai fatto prendere né dall'euforia perché ho vinto 5 campionati, né dallo sconforto perché sono stato esonerato 3 volte in Serie A. Mi viene in mente in questo momento, e dopo quando siamo ritornati, dopo la festa del Kofler, mi sono seduto fuori in terrazza da me, c'era anche una bella serata e avevo una felicità dentro di me che poche volte nella mia vita, al di là dei momenti della nascita dei miei figli e qualche altra rara occasione, ero così ebbro di felicità. Mi sono fumato un toscano, un bel bicchiere di whisky e ho fatto il mio flashback dei miei 4 anni di conduzione al calcio Padova ed è stato molto bello, ecco, quindi questa sono quei momenti che rimarranno scolpiti e impressi nella mia memoria. Credo che sarà, infatti me lo sono voluto tatuare questa data perché magari non vorrò mai dimenticarmela, quindi magari quando sarò vecchio avrò qualche ricordo annebbiato di questa annata, magari mi guarderò il braccio e mi aiuterà a ricordare quanto di bello è stato fatto, perché credo che vincere nella propria città, nella squadra dove sei cresciuto e fare vincere soprattutto con la sua, tua passione più grande, penso che sia qualcosa da raccontare ai figli e un domani ai nipoti, quindi io credo che mi potrà rimanere impresso tutto quanto di questa annata fantastica.
la certezza non si ha mai, naturalmente ogni anno quando inizia il campionato ci sono sempre 4-5 squadre che sono le pretendenti per vincere. Eravamo partiti anche magari non a mille e quindi naturalmente la sicurezza non c'è mai stata. Naturalmente dopo, quando vedi la tua squadra prendere forma e dopo le 6-7 partite iniziali, che secondo me sono sempre un po' fuorvianti perché dipende un sacco dalla preparazione, dalla mentalità che ogni squadra ha, avevo capito che poteva essere, che veramente potevamo essere una squadra che poteva fare la regina del campionato. E dopo naturalmente partita per partita, vedendo gli allenamenti, vedendo il mister, vedendo la società come lavorava e soprattutto il gruppo come si stava creando, formando, c'era quella consapevolezza che se stavamo tutti quanti uniti e non avevamo paura di vincere, ce l'avremmo fatta. La consapevolezza e la sicurezza me la davano gli allenamenti, l'intensità che i ragazzi hanno sempre messo negli allenamenti, la determinazione del mister e comunque la consapevolezza di avere un gruppo che sarebbe andato oltre qualsiasi ostacolo. Quando io gli avevo detto che ero in vacanza, che non avrei preso in considerazione forse neanche la Serie C, che vengono là, ti fanno una sorpresa, un blitz e sei desiderato. Ecco, io credo nei miei confronti che è più facile conquistarmi con il desiderio, con delle piccole cose, con dei contratti. Farmi sentire che mi sento apprezzato per quello che sono. E quindi quando sono venuti là ho detto, beh, qui c'è delle persone che credono in quello che si dice o hai fatto, perché loro non mi conoscevano personalmente, e quindi ho detto perché non vai a tentare e far vedere ancora per l'ennesima volta, tu scendi dalla bestia che hai cavalcato e ti rimetti in sella per ridomarla. È quello che ho fatto l'anno scorso, mi sono rimesso i miei stivali da cavalcare, ho cavalcato, io la chiamo la bestia di Serie C, e l'ho domata un'altra volta. Quindi sono contento di averla vinta con il mio Padova, anche perché penso che il Padova, che ha vinto il campionato e si è arrivato prima, non ci sia mai stato. E quindi è una piccola storia che insieme alla mia società, ai miei giocatori, al mio direttore, al mio staff abbiamo scritto. Cioè, vincere non è mai facile. Che la responsabilità pesa, no? Perché come ho detto prima, cioè, essere il presidente di una società di calcio come il Padova, che l'anno scorso aveva un solo obiettivo, che era quello di vincere il campionato, indubbiamente era una cosa che ti dava una certa pressione. E poi indubbiamente però, ecco, il fatto di essere attorniato, essere aiutato da mio figlio Edoardo, persona competente, persona con cui spesso ci scontriamo, ma alla fine dopo le scintille, diciamo, viene fuori anche il costrutto, le decisioni giuste, le decisioni importanti, quelle che poi alla fine ci hanno portato alla vittoria del campionato. Ovviamente ci ha portato a litigare molto di più rispetto a quando andavamo in calcio Padova, però sicuramente si rimarrà sempre impresso ad entrambi aver vinto assieme, aver portato la coppa il giorno che abbiamo fatto la festa assieme, il giorno che abbiamo fatto la festa per la vittoria del campionato con i tifosi. Penso che quella sia stata un po' l'apice del nostro rapporto. Che si avvicina all'area di rigore, il cross, il colpo di testa, rete! Per il Padova, il vantaggio. Ho scoperto una città bellissima che con mia moglie visito, vado a vedere, ed è vivibile anche a mezzanotte, se tu per il centro ci puoi girare. In molte città fai fatica. Città con delle chiese, con dei monumenti, con una piazza come Prato della Valle che secondo me ci individuano in tutto il mondo. È chiaro che all'inizio
i padovani sono un po' come me, cioè molto diffidenti, nei miei confronti erano molto freddi, quindi ho fatto fatica a farmi accettare. Poi piano piano ci siamo conosciuti e quindi ci siamo anche amati. E mi piace questo, che vanno conquistati giorno per giorno, oltre che la bellezza della città, i padovani in sé per sé vanno conquistati giorno per giorno. E la cosa secondo me, che da quello che ho, di poco che ho capito, è che con la passione e col lavoro li puoi conquistare, molte volte più che anche con le vittorie, proprio con la passione e col lavoro. Sono gente che vuole arrivare, ma vuole vedere gente attaccata, come si suol dire, alla maglia oppure al proprio lavoro. Beh, è stata un po' una settimana tribolata, no? Perché non si sapeva se si giocava, se il Vicenza falliva, non falliva, sciopero, non sciopero. Quindi è stata una settimana un po' tribolata. È una partita importante che ti ricordi dal profumo dell'erba quando scendi in campo, alle emozioni di vedere due tre tifoserie che tra virgolette sono avversarie sia in campo ma anche fuori. Riassunto di quanto bello può essere il calcio. Ed eravamo consci che saremmo andati dentro un'arena, cosa così è stata. Siamo ritrovati uno stadio, diciamo, con mi pare più di 11.000-12.000 persone, però la squadra era caricata. Leggevo e vedevo lo sguardo dei miei ragazzi, dei ragazzi che erano motivati al massimo. Allora, la prima cosa che mi viene in mente è la cosa negativa, cioè l'accoglienza allo stadio molto ostile nei miei confronti. Non pensavo di meritarlo, però evidentemente le mie frasi sono state intraprese in modo sbagliato, forse è stata anche la colpa mia della mia comunicazione, ma io non ce l'avevo proprio assolutamente con i tifosi di Vicenza e né con la società. Io avevo solo voglia di rendere orgogliosi i miei tifosi. E lì viene poi sovrastata questa negatività con la gioia, l'esplosione per la prima volta sentire i miei tifosi che cantavano il mio nome. E quindi voleva dire che avevano fatto qualcosa di importante. E alla fine, quando Guidone ha gonfiato la rete sotto la nostra tribuna, è stato come toccare il cielo con un dito. Bisoli è un allenatore impegnativo non solo per i ragazzi, è un impegnativo anche per la dirigenza, per il presidente, ma adesso a parte gli scherzi, io mi sono sempre trovato in sintonia, è una persona che ci voleva qua da noi, con carattere forte, è un allenatore con cui non si scherza tanto su dal punto di vista quando è il momento di lavorare. Lavora in maniera decisa, diciamo che è un allenatore che sa usare il bastone e il bastone alla carota, e poi con lui non ci sono dei preferiti, dei privilegiati. Gioca chi durante la settimana si comporta bene, anzi direi anche il risveglio muscolare del sabato delle volte influisce nella formazione del mister. De Sarno, gran tiro, traversa piena di Sarno, poi ancora una conclusione, rete il vantaggio del Padova, che il Padova ha segnato, festeggiano i tifosi del Padova, grande gioia in campo, vanno sotto la gradinata a festeggiare il gol, c'era stata la traversa incredibile. Chiacchierata del martedì mattina con il mister dopo Bassano, che a un certo punto nel commentare la vittoria
dicevamo, sai, il primo tempo abbiamo fatto un po' fatica, il secondo tempo però siamo venuti fuori bene, e lui fa, però non mi spiego il primo tempo che abbiamo fatto fatica. Dico, mister, stamattina gli hai fatto fare 2 ore di allenamento. Ma quali 2 ore di allenamento gli ho fatto fare un quarto d'ora? No, mister, ero lì con te, gli hai fatto fare 1 ora e 1/4 di scatti. Quindi gli ho detto, avevano già speso il primo tempo, l'avevano speso al mattino quando gli hai fatto fare la rifinitura. Ecco, questo è un aneddoto per riassumere anche un po' simpaticamente il personaggio del mister, dai, che non conosce i limiti al lavoro, che è il suo pregio maggiore, secondo me. È sicuramente un allenatore importante, un allenatore molto carismatico, e bisogna saperlo prendere, soprattutto magari per chi ha caratteri simili. Magari io ho un carattere abbastanza simile al suo, come il presidente, quindi magari non sempre è facile, però naturalmente se siamo qua il grande merito è suo, perché è riuscito in poco tempo appunto a formare una squadra completamente nuova, dargli una mentalità vincente. Sicuramente è un grande uomo prima di essere un grande allenatore, perché è schietto e sincero, e quindi io credo che se nella vita uno riesce ad entrarti dentro e capire quali sono gli spazi di uno e gli spazi degli altri, quando due persone sono molto sincere e oneste, soprattutto come lui, credo che alla lunga si possa instaurare un rapporto importante. Una persona molto gentile, molto appassionata del suo lavoro, molto corretta. Lui è abituato al suo mondo imprenditoriale, che è tutt'altro che questo. E quindi ogni tanto mi dispiace che ci rimane male per qualche mia anche esternazione. Però non ho mai, forse è stata l'unica volta che quando ho fatto una mia esternazione mi sono pentito, perché forse lui come persona non lo meritava, ma io sono fatto così. Io cercherò di dargli tutte le massime soddisfazioni, perché se lo merita, mette tante ore a disposizione del Padova, mette tante risorse economiche. Roberto Bonetto è un presidente atipico, perché è una persona molto riflessiva, molto pacata. Ovviamente, come tutti i presidenti, è coinvolto dal punto di vista emotivo, dal punto di vista finanziario. Ovviamente l'anno scorso avevamo in testa soprattutto la proprietà di comunque dover centrare l'obiettivo del passaggio di categoria. Ma devo dire la verità, lui è una persona che la vive comunque in maniera molto più serena rispetto ad altri presidenti. Quindi è una persona che ti fa lavorare bene, che ti fa stare sereno, e direi che ce ne dovrebbero essere più di uno come lui. Beh, è chiaro che quando abbiamo cominciato a rallentare il mese di aprile, fine marzo, i primi di aprile, un po' di timore ho avuto un po' di timore che magari potessimo, non so, non farcela, però insomma arrivare lunghi. Sinceramente, paura di non raggiungere l'obiettivo non l'ho mai avuta. È normale che c'è stato un momento che l'ansia per tagliare il traguardo si era fatta sentire, ma la consapevolezza e la sicurezza me la davano gli allenamenti, l'intensità che i ragazzi hanno sempre messo negli allenamenti, la determinazione del mister e comunque la consapevolezza di avere un gruppo che sarebbe andato oltre qualsiasi ostacolo. I ragazzi stessi che lavoravano con grande impegno e con grande convinzione, e per cui insomma alla fine queste mie paure passavano e ritornavo a pensare in maniera ottimista, come di solito sono sempre stato. Cioè, ogni giorno vado al campo cercando di migliorare me stesso per primo, e poi tutti quelli che mi circondano sono inaccontentabili su questo. Infatti lo dicono parecchi che sta vicino a me, che non sorrido mai, che rido poco, quindi vado sempre alla ricerca del negativo.
e questa è un po' la mia forza, e quindi questo lavoro mi fa sì che la mia testa non è mai in riposo, in stand by. Questo è quello che secondo me fa stare anche in forma nonostante gli anni che passano. Purtroppo abbiamo vinto il campionato in maniera anomala, non siamo riusciti a vincerlo sul campo, causa quel pareggio che abbiamo subito a Fermo. Però effettivamente è stato bello viverlo così in intimità noi i giocatori, i dirigenti, nel luogo di lavoro, nel luogo dove i giocatori si sono ritrovati, si ritrovavano per tutto l'anno. Tra viverlo in campo e viverlo in poltrona è che in campo accumuli l'adrenalina della partita, magari ti arriva il risultato della squadra avversaria, o comunque se tu con i 3 punti hai la possibilità di vincere esplodi direttamente in campo. In poltrona c'è stato un crescendo di emozioni, di tensioni, perché comunque non dipendeva da te, ma dipendeva da due squadre che avevano due obiettivi diversi. E quindi inevitabilmente un po' d'ansia ce l'avevi, ecco, quindi ogni mezza azione della Reggiana poteva essere per noi un motivo di non festeggiare. Ho sofferto, ero messo un po' lì in disparte a fumare il mio toscano fuori e guardavo la partita dall'angolo della finestra della vetrata ed è stato meraviglioso. Sicuramente è stata te la sogni in maniera diversa, perché vincerla sul campo forse è la cosa più bella, perché magari la corsa verso la curva forse è quello che va a premiare un anno di sforzi e sacrifici. È stato bello ugualmente, perché naturalmente se siamo arrivati là sicuramente per un risultato sbagliato alla Reggiana, ma perché naturalmente la matematica diceva che eravamo stati i più forti, avevamo corso di più durante il campionato. È stato bello perché magari non come essere in campo, ma è stato bello perché eravamo tutti quanti là, abbiamo sofferto tutti quanti insieme, non chi in campo, chi in tribuna, chi negli spalti, ma eravamo tutti quanti noi, tutto il gruppo, tutta la società, quella che aveva tirato dal presidente al magazziniere, e quindi forse siamo riusciti tutti assieme a vincere quello che ci siamo meritati. Ero andato a mangiare la pizza lì vicino al Santo, ero molto tranquillo perché sapevo che anche se non dovesse venire la gioia nello stesso momento, ma noi il nostro obiettivo era già centrato, e quindi ero molto tranquillo. È chiaro che tutti volevamo vincere a Fermo. Difendere la sfera vicino alla bandiera del calcio d'angolo. Ancora Guidone che cerca lo spazio per il traversone. Guidone entra in area, poi la palla indietro. Sergio, rete, rete, rete! Il gol! Padova in vantaggio. C'è stato ovviamente un abbraccio generale, una mischia, un furibonda. Tutti i giocatori che sono andati a festeggiare. Però penso che le cose più belle sono quelle sofferte, quindi la sofferenza del lunedì, quando noi avevamo pareggiato Fermo e quindi la Reggiana perdendo poteva darci la vittoria matematica, è stata una sofferenza quel lunedì, però sono le cose più belle, e quindi io avevo deciso di non guardarla. Poi di solito le partite io le guardo da solo, e quindi avevo già deciso, come avevo visto anche quell'altra prima, Reggiana Mestre, dove tutti davano la Reggiana favorita, invece il Mestre vinse 4-1, 3-1, non mi ricordo ben preciso,
e quindi anche chi l'ha deciso, vuoi anche poi un po' per scaramanzia, ha fatto anche quello. Sono andato alla guizza perché mi hanno chiamato il presidente, il direttore, il vicepresidente Edoardo, di andare là insieme a tutta la squadra, che anche il mio staff era là. Quindi io e mia moglie ci siamo vestiti, sono andato col pulmino del Padova insieme a Luciano. Io e mia moglie siamo arrivati là, abbiamo visto una apoteosi, c'era gente che festeggiava. La prima cosa che ho detto dentro di me, ho detto: guarda, ho reso felice tanta gente, i sacrifici mi sono valsi la pena, e quindi questo è il mestiere in quel momento più bello che ha raggiunto, diciamo, il suo obiettivo. Di ragazzi che si era messo in testa un obiettivo e non se l'è mai tolto dalla testa, l'ha raggiunto con tutti i mezzi possibili, che sono poi quelli della coesione, del volersi bene, del star bene insieme, dell'aver sposato una causa che era quella di comunque vincere il campionato. È ovvio che sono tutti ragazzi che ricorderemo tutti con grande affetto, perché hanno dato veramente tutto quello che potevano dare, passando sopra mille problemi e mille difficoltà che nascono in un campionato, e tralasciando quelle che magari possono essere spesso i luoghi comuni, che dicono magari che Padova è una piazza difficile, particolare, e loro sono riusciti a isolarsi bene e hanno raggiunto un obiettivo importante. Grazie al direttore dell'ottimo lavoro che ha fatto, il mister è stato immenso, diciamo che assieme al suo staff ha fatto un ottimo lavoro, ha mantenuto la promessa che si era preso in carico all'inizio del campionato, è venuto per vincere e così è stato, e ha vinto, abbiamo vinto tutti assieme. E voi vi abbraccio virtualmente tutti quanti, perché siete stati bravi proprio dal punto di vista comportamentale, siete stati un gruppo unito, un gruppo, un giusto mix tra giovani e meno giovani, e quindi veramente, ragazzi, un grazie con la G maiuscola, e spero che tutti voi abbiate successo, sempre più successo, sia nel calcio ma in maniera particolare nella vita. Nella vita sono sicuro che lo avrete, perché avete tutti la testa sulle spalle. Grazie. Oh, he's out of here.